un teorico dell'arte, qualche libera riflessione però come pittore voglio permettermela. L'arte contemporanea, come è evidente, è sempre meno soggetta a scansioni temporali. Il concetto di evoluzione per fasi stilistiche, così come si conosceva, si è frantumato. Oggi ogni diversa sperimentazione artistica coesiste in un unico spazio globale. Passato, presente, idea di futuro sono dimensioni che saltano l'una dall'altra o si fondono con le più disparate formule. L'affermazione del nuovo e il superamento del vecchio non fanno più parte della problematica artistica. Avanguardia, retroguardia, figurativo, astratto, sono concetti ormai preistorici. Gli strumenti tecnologici, i media visuali a disposizione di tutti permettono ad ognuno di essere attore o spettatore di prodotti creativi. I messaggi visivi si intersecano e si sovrappongono producendo una sfrenata orgia visiva. L'arte che utilizza il computer, i mezzi digitali o quant'altro non mi sconvolge, anzi, ogni artista ha il diritto di esprimersi con tutti i mezzi presenti nell'epoca che sta vivendo. Quello che impensierisce semmai è la velocità con la quale tutto viene consumato. I tempi di assimilazione dell'opera d'arte si sono ridotti ai minimi termini. E così il giudizio critico che l'accompagna. La cosiddetta civiltà dell'immagine ci bombarda di stimoli visivi, senza tregua e senza pause. Tutto questo ci lascia sazi e digiuni allo stesso tempo. L'arte, adeguandosi alle leggi del mercato, ha abbassato lo spessore e la consistenza dell'offerta espressiva. Sembra avere rinunciato al desiderio di lasciare una traccia. Penso sia una tendenza che affonda le sue radici nel passato. Sappiamo che gli artisti, più di un secolo fa, hanno sentito l'esigenza di ridimensionare lo spirito aulico e solenne che impregnava l'arte. Di fatto l'hanno liberata da numerosi vincoli e zavorre, dalle aspettative del pubblico, dalla bellezza obbligatoria, dalle pretese romantiche, dai crismi della sacralità. Indubbiamente si è trattato di una rivoluzione salutare, che però, portata alle estreme conseguenze, ha significato un costo. L'arte figurativa col tempo ha subito una sorta di sterilizzazione. Le spinte creative primordiali, quelle che hanno animato l'evoluzione espressiva dagli albori dell'umanità, appaiono come sbiadite. È vero che tutto si recupera e tutto persiste, ma la tendenza generale sembra svuotare la sfera artistica di una certa carica poetica. L'arte contemporanea, subordinata alle sofisticate strategie di marketing, veicolata dai grandi spazi della cultura, ha finito per essere equiparata ai fenomeni di intrattenimento di massa. E visto che il mercato e la massa tendono a soddisfarsi reciprocamente, si finisce per attivare una corsa al ribasso. Negli scaffali del gigantesco supermercato contemporaneo abbiamo arte precotta per ogni palato. Il problema non è neanche l'ampiezza smisurata delle proposte e neanche lo sforzo che facciamo per legittimare, per esempio, l'artista che dipinge nell'aria e che vende il video della propria performance. Abbiamo ormai assorbito l'idea che il concetto può prevaricare l'oggetto, che il significato di un'opera può fare a meno dell'opera stessa. Abbiamo imparato il valore della contaminazione dei generi,
il gioco libero della provocazione. Lo accettiamo perché tutto rientra nel fantasmagorico universo dell'arte, dove ogni cosa è possibile. Un universo che non può e non deve subire restrizioni. Cesserebbe di essere lo spazio di libertà assoluta che rappresenta per sua natura. Il quesito è un altro. Quale arte riesce a emozionarci nel profondo, a mettere in discussione le nostre certezze quotidiane, a interrogarci sul senso della nostra presenza nel mondo? Come per il cibo del discount, si ha l'impressione che il sistema dell'arte pretenda di ottenere il massimo offrendo il minimo. Quando il panorama espositivo ci propone la grande mostra dell'artista consacrato storicamente, lo fa come una volta si esponeva al fenomeno da baraccone. Lo imbelletta, ne cura l'involucro, ne realizza il surrogato, poi solletica lo spettatore con gli aspetti favolistici e aneddotici del pittore in questione. In questi casi si ha l'impressione che l'essenza dell'autore sia altrove, che i moventi profondi che lo hanno animato vengano soltanto sfiorati, che la kermesse prenda il posto dell'introspezione. D'altro canto, oggi si registra un altro vuoto preoccupante. La ricognizione artistica sembra scomparsa. Gli artisti si ritrovano impegnati in una affannosa autopromozione, facendo o diventando qualcos'altro. In questo modo sottraggono tempo alla ricerca espressiva ed energia al proprio autentico mestiere. Specie nel nostro paese, per i critici d'arte, gli intellettuali di un tempo sembrano una specie in estinzione. Molti di quelli che vediamo oggi non fanno che sfogare il proprio narcisismo. Indossano gli abiti del divo televisivo, cercano di galleggiare se stessi nel mare agitato della notorietà. Anche grandi e colti collezionisti, generosi mecenati, i cacciatori di talenti, anche quelli ormai scarseggiano. In compenso aumenta il numero di chi si organizza per speculare sul desiderio di affermazione dei nuovi pittori. Chi è interessato oggi con sincera passione a stanare i giovani talenti, a valorizzarne il lavoro ponendo in secondo piano gli interessi personali? Quanti validi artisti rimarranno nell'ombra a causa di questa sempre più diffusa scarsa sensibilità artistica?